Bene, benvenuti, buonasera a tutti voi che avete sfidato le varie emergenze per partecipare a questa serata che è molto nutrita, come vedete abbiamo quattro relatori che si alterneranno per un argomento, per un tema che ci presenta alquanto difficile. Perché certo parlare in questo momento di transizione etico-sociale, cioè di cambiamenti, anche di previsione a lungo termine, quando ci troviamo a dover gestire non una ma due emergenze che ci stanno interessando, perché abbiamo avuto finora l'emergenza del Covid, ma non è ancora finito questo e già si presenta quella di questa guerra che abbiamo alle porte. Ecco, parlare di sostenibilità, cioè di previsione del futuro, in questo momento sembra molto azzardato, ma ricordavamo con il professor Romano Prodi che proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale Altiero Spinelli e Rossi avevano già programmato quello che sarebbe dovuto succedere dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, bisogna avere anche questo sguardo profetico, questo sguardo proteso verso l'avvenire. Ecco, le persone che abbiamo qui a disposizione questa sera proveranno proprio a darci dei motivi anche di speranza. Io lascio quindi subito la parola all'amico Ferruccio De Bortoli, che è di casa qui, due anni fa è venuto a parlare della povertà insieme a Enzo Bianchi, e quando iniziò la seconda volta a dirigere il Corriere della Sera abbiamo avuto proprio l'onore di averlo qui con noi e viene appena lo chiamiamo, è sempre disponibile, di questo lo ringraziamo molto. Lascio a lui quindi la parola per dirigere questa serata, da cui poi dovrà assentarsi un po' presto, quindi ascoltiamo subito quello che lui ha da dirci. Bene, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Per me è sempre un piacere, oltre che un onore, essere ospite dei vostri martedì. Io introdurrò brevemente il tema di questa serata, poi passerò la parola ad Aldo Bonomi, a Valentina Marchesini e a Fra Nicola Riccardi. Allora, il titolo, come giustamente veniva segnalato, è un titolo piuttosto pretenzioso, che è anche assai complesso svolgerlo in una serata, transizione etico-sociale del post-Covid. Allora, io come prima cosa vorrei segnalarvi la diversa percezione dei pericoli a cui andiamo incontro come comunità, che si è in qualche modo dispiegata in questi ultimi mesi, in questi anni confusi nei quali abbiamo dovuto affrontare ondate di pandemia, e poi anche una guerra che non era stata prevista, anche se da parte dei più attenti osservatori temuta, questo dobbiamo dirlo. A me ha colpito, e qui faccio una considerazione da giornalista o da comunicatore, insomma. I giornalisti sono dei generici, fanno parte, diciamo, a volte di una scena mediatica nella quale non riescono a svolgere un ruolo utile e spesso non riescono nemmeno a comprendere che cosa sta accadendo, dovendo poi per professione descrivere la scena. E come abbiamo notato in questi ultimi tempi hanno anche un'ansia di essere parte della scena, quindi di essere quasi dei protagonisti e non dei testimoni, dei cronisti e degli interpreti. Ma questa, lasciatemela passare, è una piccola critica che faccio alla mia professione, è una piccola autocritica. Beh, insomma, che cosa abbiamo
visto, a parte diciamo tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e a me piacerebbe anche poi fare qualche considerazione personale sul conflitto che stiamo vivendo. Insomma, il conflitto ucraino, con tutto quello che in qualche modo ci richiama, perché è come se fossimo tornati indietro nel Novecento, come se fossero riemersi vecchi fantasmi, se addirittura si riparla di autarchia, addirittura si parla di pericolo nucleare, di ritorno alla guerra fredda. Insomma, noi pensavamo di aver scacciato questi fantasmi in un angolo della storia, mentre si sono incaricati di farci capire che comunque questi pericoli esistono e soprattutto che la pace non è uno stato naturale della storia e che quei diritti, quei valori che abbiamo difeso, che abbiamo conquistato, anzi che hanno conquistato gli altri, le generazioni che ci hanno preceduti, non sono acquisiti per sempre. E questo ci pone di fronte ad un dilemma etico, perché come si è solidali nei confronti di un popolo che lotta per la propria libertà e per il proprio diritto all'autodeterminazione? Perché se la solidarietà, ma questa è una mia convinzione personale, su questo temo che sia un elemento di forte dibattito, specialmente in ambito cattolico, se si è solidali bisogna esserlo fino in fondo, perché se non si è solidali nell'aiutare anche materialmente coloro che stanno lottando per i propri diritti, che proprio che il fatto che il conflitto in Europa sono più vicini ai nostri e sentiamo più minacciati come se fossero minacciati direttamente anche i nostri, insomma, qui si pone il dilemma etico che i buoni sentimenti hanno un costo. Hanno un costo che magari non vogliamo vedere, ma richiedono ovviamente un coinvolgimento che va al di là della solidarietà del tutto formale, al di là delle belle parole. E qui ovviamente la pubblica opinione si divide, anche l'osservatore cattolico si divide. Ha senso parlare di disarmo nel momento in cui c'è una minaccia militare così forte? Non è che il disarmo finisce per aiutare l'aggressore? E davanti ad una aggressione non si può neanche guardare ostentatamente quali sono i difetti dell'aggredito, perché di fronte all'aggressione non si può mettere l'aggressore e l'aggredito sullo stesso piano. Questo è una piccola, se volete, divagazione rispetto al tema, però questo diciamo è il pericolo che abbiamo avanti, quindi questo ci pone già un dilemma etico. Come siamo cittadini consapevoli, responsabili di una comunità che comunque vive una minaccia, insomma, ed è chiamata poi tra l'altro ad esprimere una solidarietà non formale anche nell'accoglienza? Pensate a quello che sta accadendo nella Polonia, che aveva messo fino soltanto a pochi mesi fa un filo spinato alla propria frontiera, vantandosi, e oggi, dobbiamo dirlo con condivisione anche e con ammirazione per quello che sta facendo, è il quarto paese per accoglienza di profughi al mondo. E forse dovremmo aiutarli di più, perché quando non accettarono di ripartire gli immigrati che accoglievamo noi, noi ce la siamo presi con loro. E allora, per rispondere a tutta una serie, diciamo, di quesiti, forse dovremmo essere un po' più aperti, un po' più... E poi cosa facciamo? Quando arrivano i profughi di altre guerre e che magari hanno un colore, li consideriamo profughi di serie B, oppure eleviamo un muro e un filo spinato lasciandoli fuori? No. Allora la storia si è incaricata di porci di fronte a tutta una serie di interrogativi che riguardano
la solidarietà internazionale, l'accoglienza, il fatto che non si può distinguere tra chi scappa da una guerra e chi scappa da una carestia indotta da una guerra oppure indotta da un cambiamento climatico, perché quello che sta accadendo oggi non riguarda soltanto, diciamo, il mercato dell'energia, ma riguarda per esempio il mercato delle materie prime agricole, che probabilmente finirà per creare una carestia nella sponda sud del Mediterraneo e quindi probabilmente nuove migrazioni, nuove persone che fuggiranno dalla carestia, che fuggiranno da conflitti, come è accaduto per esempio in altri momenti della storia, e quindi ci porranno di fronte a tutta una serie di emergenze. Vi dicevo prima la percezione del pericolo. Beh, insomma, è arrivata la guerra e il Covid lo abbiamo archiviato. Pensate, abbiamo dal punto di vista della comunicazione, della percezione pubblica del pericolo del virus, l'abbiamo endemizzato nella comunicazione prima che si endemizzasse dal punto di vista della sua diffusione. E allora forse dovremmo porci il problema, ma i morti di adesso contano meno dei morti di prima? E se adesso siamo così aperti al punto che abbiamo, ma è comprensibile dal punto di vista, diciamo, della reazione popolare, che dopo 2 anni non se ne possa più. Io sono andato in Francia l'altro giorno, ero l'unico con la mascherina e mi hanno guardato come io me la sono tolta, ho dovuto superare un momento di imbarazzo e di nudità, no? Però mi hanno guardato come se io arrivassi da un paese retrogrado dal punto di vista della tutela delle libertà personali. Ma se adesso siamo più aperti e più liberi, cosa vuol dire? Che eravamo più restrittivi e più preoccupati della diffusione prima? E questo cambiamento così improvviso non finisce per dare ragione a qualcuno che si opponeva prima ad alcune misure ritenute troppo restrittive? Insomma, questo è un altro quesito che si pone. È ovvio che quello che è accaduto, e qui ritorno al conflitto ucraino, è che a un certo momento la transizione energetica è stata posta in secondo piano. È paradossale che oggi siamo preoccupati di avere le fonti fossili che fino all'altro giorno non volevamo più nemmeno considerare come tali e come utili alla società. Pensate soltanto al paradosso del carbone, no? Ma se ci troviamo di fronte a un'emergenza, no? E quindi di fronte a un'emergenza è importante reperire le risorse che servono ovviamente per l'attività economica e per il benessere sociale. Ma se basta la paura di rimanere al freddo per far accantonare l'emergenza climatica, io comincio a dubitare sulla nostra reale volontà di perseguire questa transizione climatica. Quindi la percezione ovvia di quanto sia, e tra l'altro noi, altro piccolo paradosso, stiamo vivendo, abbiamo appena vissuto un inverno tra i più caldi della storia e l'abbiamo considerato un fatto positivo perché ha ridotto i consumi del gas. Non perché fosse la dimostrazione di quanto grave l'emergenza climatica fosse. Allora anche questo ci pone di fronte a tutta una serie di problemi. Come vedete gli interrogativi sono tanti. Prima di passare la parola all'amico Aldo, vorrei dirvi che il nostro Paese si è comportato molto bene dal punto di vista della solidarietà nei confronti delle persone che hanno sofferto le conseguenze della pandemia. Ci siamo comportati meglio di altri Paesi con i quali ci confrontiamo spesso in termini negativi, quindi abbiamo uno straordinario capitale sociale fatto di legami, fatto di attenzioni dal mondo cattolico, dal mondo laico. Non c'è bisogno in questo Paese che non abbia una risposta che viene dal mondo del privato sociale, del volontariato.
E questo è un grandissimo vantaggio del nostro paese. Posso dire, rivolgendomi all'imprenditrice, che questo è un vantaggio competitivo enorme, che dovremmo essere in grado di sistematizzare, perché vuol dire che noi abbiamo una sorta di anticorpo nella nostra società, nelle nostre comunità, che ci può consentire di avanzare verso un diverso criterio di attività economica, quindi un'attività economica più inclusiva, più sostenibile. Sostenibilità vuol dire anche protezione e cura, cioè diciamo nella radice di sostenibilità c'è il concetto di cura, c'è il concetto di attenzione nei confronti del prossimo, c'è il concetto anche di una cittadinanza responsabile. Ebbene, da questo punto di vista non possiamo non dire che il Paese abbia reagito male, anzi ha reagito molto bene, si sono creati dei nuovi legami, abbiamo capito che il concetto di libertà va vissuto all'interno di una comunità e non va inteso come un'espressione di pura libertà che non guarda le conseguenze del proprio agire. Questo tema della libertà da difendere nei diritti, nell'individualità all'interno di una comunità, credo che sia stata una prova di maturità del Paese. Ecco, al di là di tutti gli aspetti patologici che abbiamo vissuto in questa fase, ma che abbiamo vissuto in una condizione diversa da quella degli altri Paesi, molto diversa. Questa è una considerazione che dobbiamo fare. Finisco dicendo che ci siamo accorti di nuove fragilità, di nuove solitudini. Ecco, questo capitale sociale è molto forte, ma lo disperderemmo se non ci occupassimo delle nuove solitudini, se ci dimenticassimo degli anziani, soprattutto quelli più fragili, che sono quelli che hanno pagato un prezzo elevato alla pandemia, e non possiamo, nel momento in cui abbiamo la voglia di rimuovere la pandemia, non possiamo dimenticarci di quelle che sono state le vittime. E finisco, dobbiamo essere più attenti a chi ha pagato il prezzo più elevato al Covid, perché noi qui presenti abbiamo perso 2 anni, o comunque abbiamo avuto 2 anni difficili, ma un giovane, un ragazzo, un bambino, quanti anni ha perso? E quegli anni di apprendimento che ha perso, li recupererà mai? Temo di no. E tutte queste nuove fragilità, tutte queste nuove patologie che sono emerse, hanno bisogno di cura, hanno bisogno di attenzione. E noi non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte. Non possiamo pensare che alcune manifestazioni di disagio giovanile possano essere ricomprese in una questione quasi di ordine pubblico. Dobbiamo ristabilire un dialogo, dobbiamo essere attenti, non dobbiamo neanche giudicare, come spesso facciamo. Dobbiamo comprendere queste nuove fragilità ed essere in grado di sostenerle. Ecco, questo, diciamo, io penso che sia l'interrogativo più forte che abbiamo, perché il nostro è un paese anziano, egoista, dobbiamo dircelo con molta sincerità, che tende a guardare al prossimo, ma soprattutto al prossimo degli interessi più legati alla conservazione, e deve ritrovare la voglia di futuro e non la paura di vivere il futuro. Grazie. Aldo, a te, Aldo Bonomi, grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi e grazie a te, Ferruccio, dell'invito. E devo dire che quando sono stato invitato, come sempre di questi tempi,
mi sono interrogato su un dubbio. Perché parlare in pubblico facendo solo esercizio di sociologia delle sciagure, tanto per capirci, o di sociologia delle macerie, quando dentro senti che non riesci a trovare il pertugio di speranza? Questa è la domanda che mi sono fatto, dell'imbarazzo di parlare in pubblico. Però poi ho accettato, perché mi pare giusto e soprattutto perché sono convinto che l'identità sta nella relazione e quindi affrontare la relazione è importante. E credo che questa parola dovremmo ricordarcela anche rispetto al dramma della guerra. L'identità sta nella relazione. Inizio subito dicendo che io non uso la parola transizione. Transizione significa capire da dove partiamo e dove arriviamo. Io credo che siamo dentro una metamorfosi. Una metamorfosi è un salto d'epoca. E devo dire che proprio dentro questa metamorfosi ho cercato di cambiare la mia cassetta degli attrezzi. Lo dicevo prima quando ci siamo conosciuti. Io sono un figlio del Novecento e credo qui anche molti di questi partecipanti sono figli del Novecento. Io avevo le mie certezze. Erano certezze molto semplici per capire. Chiedevo, dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei. Ti dirò anche dove lavori. Riuscivo anche a capire dove abiti e addirittura, pensate, più o meno a individuare anche cosa avresti votato. A un certo punto, nel salto d'epoca, questa domanda non mi bastava più. Un mio maestro, Giovanni Arrighi, che parlava di economia mondo, e no, prima ancora di globalizzazione, economia mondo, mi disse, Aldo, devi aggiungere altre domande per capire. E quindi ho cominciato a chiedere giustamente, dimmi di che genere sei, dimmi da dove vieni straniero, di che etnia sei. E soprattutto, sono ancora in mezzo a questo dubbio, ho cominciato a capire che dovevo chiedere, dimmi qual è la tua concezione del mondo, qual è la tua Weltanschauung, per ricominciare a capire cosa vuoi e dove vuoi arrivare. Ed eravamo nel tardo Novecento. Si potrebbe dire dentro la Belle Époque. Dentro la Belle Époque, in cui non bastava più solo gli interessi, bisogna andare dentro a capire il sentire, i desideri, i grandi cambiamenti. Ed allora, la faccio molto breve, socializzando la mia cassetta degli attrezzi, ho cominciato a ragionare e capire che c'erano i grandi flussi che impattavano nei luoghi, li cambiavano antropologicamente, culturalmente, socialmente, economicamente. E quindi in mezzo riappariva la dimensione della società del territorio in cambiamento. E per capirci, ero arrivato a capire il flusso della finanza, la finanziarizzazione dell'economia. Quel flusso mi interessava, come impattava sul territorio. Poi le transnazionali, le imprese che cambiavano, che impattavano sul territorio e cambiavano le cose. Le internet company. Tanto per capirci, studiavo se atterrava Amazon sul territorio, capivo cosa significava nella sua cambiamento di usi, costumi, e-commerce, reti, logistica, tutto quanto. E vedevo apparire anche conflitti nuovi tra facchini e camionisti, ad esempio. Quindi capivo le internet company.
capivo anche un altro flusso, che era il flusso delle migrazioni. E mi ero costruito un'analisi dei grandi processi di cambiamento. E a un certo punto arriva un altro flusso, che è la pandemia. Arrivo qua. Pandemia. E la pandemia ha attraversato come flusso non solo i luoghi e il territorio, ma ha attraversato i corpi, il corpo, il corpo. Abbiamo scoperto il corpo nella sua essenzialità. La faccio breve. Essenzialità che ci ha prodotto fondamentalmente tre cose. Abbiamo riscoperto l'importanza, scusate se dico cose elementari, mangiare, abitare, comunicare. Ricordiamo tutti la confusione semantica tra distanza sociale, che non era questo, e distanza fisica. Abbiamo scoperto dentro questo questa essenzialità. E devo dire che credevo mi fosse bastato, ci siamo capiti, i flussi della finanza, le internet company, le migrazioni, i grandi cambiamenti. E poi ti arriva, come ho scritto, il cigno nero della pandemia. E quindi diciamo che le regole per leggere i grandi cambiamenti non bastava più l'economia o la sociologia. Eravamo arrivati all'antropologia, l'antropologia del soggetto rispetto a questo. Devo dire che mi sarebbe bastato. E poi, oltre alla pandemia, arriva la guerra. Perché la guerra è un flusso. Che anche questo, mangiare, abitare, non più comunicare, ma sopravvivere. E non è più un problema di migrazioni, ma è un problema di, direbbe Appadurai, è la diaspora. La diaspora per disperazione, i profughi sono la diaspora, sono anche uno strumento di guerra, per capirci, con tutto ciò che questo significa. E per capirci, quando io ero arrivato al flusso delle migrazioni, mi era chiaro e scrivevo di quello che avveniva ai confini della Polonia, con la Bielorussia. Se vi ricordate, c'erano i contadini polacchi, mio amico Maiorino, che era lì a fare l'eurodeputato, mi diceva, beh, c'è il filo spinato, però ci sono dei contadini polacchi che accendono le lanterne verdi per fargli capire se ce la fai a scavallare il filo spinato, io ti accolgo. Pensate come oggi questa dimensione è totalmente cambiata dentro questo, ovviamente in positivo. Dico io, era ora da questo punto di vista, però so benissimo che c'era in quel filo spinato un meccanismo selettivo rispetto alla domanda dimmi di che etnia sei, da dove vieni straniero, perché venivi dall'Afghanistan e dal Pakistan. Questo è il punto che la guerra fa riapparire in maniera drammatica rispetto a questo. E devo dire, se posso, perché ragionando su queste difficoltà, Ferruccio sa che io sono arrivato a riscoprire una parola che non appartiene tanto alla sociologia. La parola comunità appartiene più a voi, per capirci. La parola comunità. Però attenzione, la parola comunità io la uso dicendo
è una parola che va usata con le pinze. Non dimentichiamo che in nome della comunità di destino un popolo ha fatto la Shoah. Non dimentichiamoci di questo. E quindi io uso la parola comunità ragionando con la filosofia di alcuni amici che dicono: Jean-Luc Nancy dice la comunità è inoperosa, non opera più. E Roberto Esposito dice: ovunque c'è voglia di comunità c'è anche voglia di immunitas. E l'immunitas, l'immunizzazione l'abbiamo conosciuta durante il Covid, perché il Covid era immunizzarsi rispetto a questo. La distanza fisica serviva a immunizzarsi, ma allo stesso tempo ti rinserrava. Bene, ragionando su questo, io ovviamente ero arrivato a dire, e ne ho anche scritto, viene avanti anche, non dimentichiamoci, la comunità del rancore, perché non tutte le comunità sono buone in sé. Sono quelle, la comunità del rancore è quella per cui si diceva il meccanismo selettivo è dei nostri o non è dei nostri. Ci si rinserra. Addirittura in nome della comunità del rancore si è quotato al mercato della politica questo termine. L'ha evocato Ferruccio. Eravamo qui che dicevamo arrivano dal Mediterraneo, perché non ve li prendete anche voi? E io vorrei essere molto cauto, ma sono preoccupato che tra un po' anche qui ci sarà un dibattito. Dopo, adesso sono 60.000, ci muoviamo e tutto quanto, ma tra un po' questo meccanismo giocato sul colore della pelle avverrà rispetto a questo. Oppure non solo sul colore della pelle, ha ragione De Bortoli, perché la diaspora è diaspora da guerra, ma anche da carestia. L'altro tema che avevamo, la crisi ecologica, drammatica rispetto a questo. E quindi, per andare alle conclusioni e arrivare a dare un minimo di speranza, perché poi finora ho analizzato la drammaticità da questo punto di vista. Io credo che ho usato la metafora dell'esodo, perché noi, verso la fase terminale della pandemia, avevamo incominciato a rimetterci in cammino. La terra promessa, adesso, era o è il PNRR. Io dico anche che c'era da attraversare il deserto, e la metafora del deserto mi funzionava, perché il deserto rimanda a desertificazione e crisi ecologica, e sotto il deserto ci sta il gas e il petrolio, crisi energetica. Mi funzionava quella metafora. Abbiamo ricominciato a metterci in cammino, attraversando le oasi dell'impresa, rimettendo in cammino le oasi dell'impresa, lentamente. C'era un po' d'aria di speranza, no? Rispetto a questo. Perché poi pensavamo, ce la faremo se riusciremo a piegare la potenza della tecnica. Industria 4.0, sostenibilità, ci aiuterà da questo punto di vista. E gli obiettivi erano due. Digitalizzazione, sostenibilità, e in mezzo ricostruiamo la coesione sociale. La coesione sociale la ricostruiamo come? Con il welfare di impresa, con il welfare di comunità, mettendo al lavoro il terzo settore, fondamentale, nuovo welfare, eccetera. E avevamo iniziato a metterci in cammino verso la terra promessa del PNRR. Beh, ragazzi, e c'erano le carovane in cammino, no? Le carovane che cercavano lavoro. E vi ricordate
alcuni mesi, 15, un mese fa discutevamo dell'esodo dal lavoro, cioè tanti si erano, virgolette, si licenziavano perché cercavano senso, avevano scoperto dentro la pandemia la voglia di senso. E allora se avevano la pensione, cioè dice vabbè, il lavoro non mi basta più, voglio riscoprire me stesso. E poi avevamo la carovana dei giovani alla ricerca del lavoro, precario, eccetera, eccetera. Due carovane in direzione un'esatta e contraria. Bene, la guerra ha fermato questo lavoro. Eravamo in cammino di osi in osi, e questo che mi preoccupa, ha fermato questo. Ci ha preso, ci ha messo sospesi, in attesa. Io ho la sensazione, Ferruccio, è vero, le dichiarazioni sono tante, disponibilità, solidarietà, aggressore, aggredito, io dico anche amico, nemico, perché poi siamo passati dallo stato d'emergenza allo stato d'eccezione come cultura fondamentale rispetto a questo. E allora finisco dicendo che per rimetterci in cammino io credo che dobbiamo riprendere e sostituire la terra promessa. Lo dico stasera, cioè il PNRR non basta più a farci rimettere in cammino. Se non rimettiamo come terra promessa di raggiungere la dimensione della pace. Difficile da questo punto di vista, mi rendo conto. Ma se noi non rimettiamo dentro una speranza di pace, non ci si rimette in cammino. E da questo punto di vista, io credo che la dimensione dell'economia italiana e della società italiana, che un'economia è una società che si è sempre mossa in maniera agile e anche alla ricerca di opportunità nella geoeconomia. E non è vero che quando ci sono state altre guerre non abbiamo colto i moniti, perché noi abbiamo voltato le spalle quando c'è stata la guerra nella ex Jugoslavia. E ricordo che Delors aveva detto l'Europa ha perso il senso del tragico. Questo è un compito della geopolitica, non della geoeconomia. Quindi il problema è questo. E quindi io finisco con un'unica parola di speranza. Spero che la geopolitica del sistema mondo sappia trovare una diplomazia di pace, perché solo attraverso una democrazia di pace, una diplomazia di pace, riparte la geoeconomia degli scambi. Scambiare grano e scambiare merci significa riprodurre le forme di convivenza anche rispetto a questo. Quindi finisco dicendo che io non mi unisco a quest'area molto belligerante, bisogna rimettere in mezzo parole dolci da questo punto di vista. La parola dolce è la pace, è una parola dolce, altrettanto pesante e praticabile come la comunità. Grazie. Bene, grazie ad Aldo Bonomi. Valentina Marchesini, prego. Allora, io vorrei provare a portare l'esperienza di un'azienda in mezzo a questa confusione di questi anni e vi porto anche la mia esperienza personale. Provo anche a
riprendere alcuni temi che sono stati detti proprio dentro la nostra esperienza. Allora, intanto se ci fossimo visti qua un mese fa, ovviamente vi avrei detto cose diverse. E, in questi anni, già dalla pandemia, la metamorfosi l'ho vissuta in me stessa e la vivo ancora oggi, perché all'improvviso mi sono trasformata in medico, virologo, consigliere, ti chiamavano per qualunque cosa e da qualche settimana anche un po' in mediatore culturale, mi viene da dire, perché io quotidianamente sento le nostre persone che sono in Ucraina e sono rimaste là. Abbiamo un ufficio, non so neanche se l'ufficio è ancora in piedi, ma non mi interessa molto questo. Mi importa ovviamente che le nostre 6 persone stiano bene fisicamente stanno, tutto il resto ve lo immaginate. È molto dura sentirli tutti i giorni e non riuscire, è quasi frustrante non riuscire a convincerli a venire qua, perché ci farebbe sentire a posto portarli via, ma giustamente loro dalla loro terra non se ne vogliono andare e all'improvviso ti senti catapultato in un mondo in cui, mentre fino al giorno prima parlavi di clienti, gli devo mandare un pezzo di ricambio, gli faccio l'offerta, all'improvviso parli con le tue persone che ti dicono che hanno una persona a Mariupol e non la sentono da settimane, si chiedono sarà viva. E prima di entrare qua mi scriveva Vika e diceva noi stiamo bene, però non c'è più niente, è distrutto tutto. E sentirselo dire da quelle stesse persone che un mese fa ti parlavano di altro è molto impegnativo. Come lo è, e vengo alla mediazione culturale, quando ho a che fare con i colleghi russi, che sono in difficoltà. Perché sono in difficoltà anche loro, perché ti chiedono delle volte anche di dire una parola da parte loro agli ucraini, perché loro non se la sentono di chiamarli. E quindi all'improvviso tu che il giorno prima ti occupavi di risorse umane nella tua anche medio grande azienda italiana, dove i problemi ci sono evidentemente, ma sono dei problemi molto più piccoli, vieni catapultato in questo mondo che ridimensiona molte cose e credo che uno dei nostri compiti sia proprio anche quello di per un'azienda multinazionale come la nostra. È importantissimo, e questo ve l'avrei detto anche 3 settimane fa, è importantissimo proprio il tema dell'essere comunità. Noi ci salviamo così dal Covid, ci salviamo così dalle crisi economiche, perché non ci dimentichiamo di quelle, perché ci sono state anche quelle. Ci salvaguardiamo facendo comunità, essendo un gruppo di persone accomunato dal fatto di lavorare insieme, di lavorare per un obiettivo comune, diventiamo un qualcosa di più di colleghi, diventiamo una comunità che deve accogliere, che deve imparare a parlarsi, che deve crescere i più giovani, perché poi per noi l'imprenditore è obbligato a essere ottimista, cioè quando dici faccio imprenditore firmi, sottoscrivi che devi essere ottimista, e l'ottimismo oggi viene dalle generazioni nuove, dai giovani che entrano,
che sono diversissimi da quelli che entravano anche solo 5 anni fa o 10 anni fa. Però credo che il concetto di comunità, se lo guardo rispetto al Covid, ci salvaguarda da tante cose, no? Il Covid ci ha isolato in qualche modo. Il lavoro e la comunità lavorativa ci unisce. Noi abbiamo avuto la fortuna di non, siccome lavoriamo con l'industria farmaceutica, non siamo mai stati chiusi. E questo ha salvaguardato moltissimo le persone, perché noi comunque, e accanto a questo, abbiamo per scelta non fatto smart working, anche perché avevamo molti spazi, perché facciamo un mestiere che fatto in smart è molto difficile farlo, ma questo ha salvaguardato le persone, ha evitato l'isolamento delle persone, che oggi ci ringraziano. Ci ha anche educato a ammalarci un po' meno, perché dovendo stare insieme portavamo le mascherine, stavamo a distanza, ci igienizzavamo le mani, lo facciamo ancora in realtà. E tutto questo è la mia speranza nel futuro, quella di coltivare questa comunità. Coltivarla significa fare tante cose, significa intanto dare a tutti molta formazione, che sia tecnica, ma anche sui soft skills. Cioè insegnare alle persone a parlarsi, a comunicarsi, comunicare se stessi agli altri in qualche modo. E poi credo anche che l'impresa lo è sempre stato, oggi lo è molto di più, sia anche una rete, debba essere una rete sociale importante. Mi riferisco per esempio alle coppie giovani, penso, no? Che magari si allontanano, magari un ragazzo giovane si allontana da casa, viene a studiare in una città come questa, conosce un partner qui, decidono di fare una famiglia qui e poi sono soli. Perché nel momento in cui arrivano i figli o la coppia è in difficoltà, non c'è una rete di sostegno, non c'è, perché tu ti sei allontanato da casa, quindi non ci sono i nonni, non c'è più nemmeno la rete del... Un tempo si andava in parrocchia, ci va poca gente in parrocchia, si andava al circolo, c'erano delle istituzioni che ti accoglievano, oggi non ci sono più e io desidero... E lavoriamo anche per questo, che l'azienda sia anche luogo di questo, luogo di hai bisogno di aiuto, c'è una comunità che non è necessariamente solo l'imprenditore, no? Anche perché noi siamo in 1800, un po' difficile, no? Ma che c'è proprio una rete di persone che ti supportano, ti accolgono. Questo vale, il tema dell'accoglienza vale anche ovviamente per il fatto che la nostra azienda lavora con tutto il mondo e noi esportiamo l'86%, vuol dire che 86 persone su 100 con cui abbiamo a che fare tutti i giorni non sono italiane e quindi ritorna al tema, no? Anche dell'imparare a comunicare con gli altri, con culture, religioni diverse, abitudini altre dalle nostre. E anche in questo siamo comunità che apprende. Ci sostituiamo forse un po' all'istituzione, ci sostituiamo forse un po' alla scuola, forse un po' all'università, e non c'è altro modo oggi. Perché siamo noi in prima linea dentro al mondo, no? Mi sembra di dire questo, cioè nel day by day del mondo, di quello che accade.
Il lavoro, credo molto nel tema del nel fatto che la sostenibilità sia anche cura, è un leitmotiv che io dico spesso, ma anche il lavoro è una cura, in qualche modo, è una cura contro la solitudine, è una cura contro la disperazione, è una cura per tante cose. Credo sia importante lavorare sui giovani perché trovino il loro lavoro che è parte della loro vocazione. E noi quando diciamo molti dicono cercate quello che vi appassiona, sì, è giusto, cercate quello che vi appassiona, ma poi capite se quella cosa lì è la vostra vocazione, perché quello che vi appassiona è quello che vi piace, quello che vi riesce bene, quello a cui siete chiamati è la vocazione, e solo se uno trova questo nel lavoro che fa, allora è una persona migliore, è una persona realizzata e sarà una persona di comunità e una persona di pace. Non so se sono stata nel tema. Bene. Bene, grazie mille. Grazie. Grazie a Valentina Marchesini. Impresa la comunità operosa. Allora, e ora la parola a Fra Nicola Riccardi. Prego. Buonasera e grazie. Grazie per l'invito. E vi parlerò della mia esperienza della pandemia, che è un po' diversa, perché fondamentalmente non ho vissuto insieme ad un gruppo di 9-10 persone nessun lockdown, perché abbiamo lavorato tutti i giorni in quel periodo, e in quel periodo dalla fine di febbraio a tutto il mese di marzo abbiamo incontrato settimanalmente il Santo Padre fino alla costituzione della Commissione Vaticana Covid-19, che ha voluto far nascere per dare una risposta al problema della pandemia. E dunque della pandemia io vorrei stasera con voi condividere una riflessione intorno alla causa o alle cause che l'hanno determinata, e anche agli atteggiamenti, alle cure che noi abbiamo adottato per uscirne, un cammino non ancora del tutto realizzato. Perché se non facciamo memoria delle cause che hanno determinato questa pandemia, di come stiamo cercando di uscirne, noi non possiamo parlare di nessuna transizione verso un qualcosa di nuovo. Il Papa, la prima volta che l'abbiamo incontrato, ha invitato tutti quanti noi sul creare un futuro che sapesse nascere dalla memoria del passato, perché un futuro viene germinato soltanto dalla memoria del passato. Se noi lo sganciamo da questa memoria, non creiamo un vero futuro. E un'altra attenzione che lui rivolse a noi è che il futuro non avrebbe potuto avere nessuna connotazione uguale al passato. Questo perché il presente pre-Covid, che era fatto a sua volta da un passato, ha generato questa pandemia. E allora se noi non cerchiamo di capire da che cosa essa sia nata, noi non possiamo costruire questo futuro. E allora mi sono immaginato di costruire un sistema di assi cartesiani con una X e una Y, e all'interno di questo sistema di assi cartesiani il nostro compito di definire il futuro è scrivere una nuova equazione
che sia la funzione della vita post-Covid. E questa funzione della vita post-Covid dovrebbe dare il senso nuovo dell'esistenza di ciascuno di noi. Allora, su un asse di questa, di questo sistema dobbiamo mettere la causa. La causa almeno scientificamente accettata è che questo virus sia nato dal mondo animale e attraverso questo processo di spillover sia passato nel mondo umano. E in virtù a sua volta di quella che è la tecnologia di cui noi oggi usufruiamo, con la possibilità di viaggiare così facilmente, il virus si sia riuscito a diffondere con una rapidità unica da una parte del mondo ad un'altra. Ma in questo rapporto uomo-natura noi dobbiamo trovare una causa della genesi di questa coronavirus Covid-19. E possiamo dire che il rapporto uomo-natura, inteso come spazio di confine tra i due mondi, in virtù della tecnica e di un processo economico inteso come crescita, sviluppo quasi illimitato, lo ha portato sempre più ad assottigliarsi, quasi a farlo scomparire. Ma qui non stiamo parlando soltanto di spazio fisico, io sto parlando anche di altri atteggiamenti che dicono e indicano questo confine, che sono gli stili di vita. Attraverso l'alimentazione, nel caso specifico del Covid, sembrerebbe che si sia facilitato questo spillover tra un mondo all'altro. Pertanto l'uomo, in un ibris di onnipotenza sulla natura, ha finito per, oltre che manipolarla, lasciando un'impronta in essa sempre maggiore, quella che oggi definiamo con il termine antropocene, dalla natura ha iniziato ad importare dei riverberi molto pericolosi. E Papa Francesco, guardate bene, nella Fratelli Tutti, che scriveva nel 2015, quando denunciava al mondo il problema della crisi ambientale, fino ad allora discusso in tanti assisi, riconosciuto, negato, mezzo ammesso, però dopo la Fratelli Tutti, almeno il mondo scientifico e il mondo non scientifico, ha fatto pace sull'esistenza del problema ambientale. Non siamo ancora riusciti a trovare una convergenza di intenti sulle politiche internazionali e nazionali da adoperare per combattere o invertire la tendenza climatica, ma il negare l'esistenza di questo problema, tranne tra alcuni creativi isolati, non è più ammesso. E Papa Francesco in questo documento parla di, da parte dell'uomo, di un dominio dispotico. Lui nei confronti della natura, questo Homo sapiens, ha assunto, per una serie di ragioni, un dominio dispotico, spadroneggia della natura. Ma Papa Francesco in questo documento non dice che spadroneggia soltanto della natura. Questo Homo sapiens spadroneggia anche degli altri uomini, li domina. E lui parla di questo problema del dominio dispotico perché lo vede come causa originante di quelle crepe che sono state inferte e vengono inferte alla casa comune che è la terra. Pertanto è un qualche cosa da recuperare e da recuperare con urgenza. E pertanto in quel futuro gli assi cartesiani per capire il campo di esistenza della funzione che vogliamo scrivere di questa equazione, dobbiamo metterci non più dominio dispotico,
ma un governo armonioso, ritorniamo un po' al senso biblico. Nel libro della Genesi ci viene detto che Dio collocò quest'uomo sapiens all'interno del giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Due funzioni principali. E attraverso la forza del lavoro e l'intelligenza, lui diventasse cooperatore della creazione di Dio e condividesse quel giardino con gli altri. Se noi andiamo a declinare qui la sostenibilità, almeno dalla definizione del 1987, in quel Our Common Future, dove veniva scritta come l'equilibrio tra wants and needs, tra bisogni e desideri, perché la fruizione delle risorse di questa generazione non precludessero la fruizione di quei stessi, di quelle stesse risorse, di quello stesso patrimonio alle generazioni future, e in tal modo il concetto di sostenibilità si ricopriva di un valore, di una responsabilità intergenerazionale. Nel dominio dispotico capite bene che tutto questo non esiste proprio più. Io sono un predatore della natura. E qui l'Assise è nutrita da questo punto di vista, il problema anche di un'economia che è stata confezionata a modello di questo dominio dispotico, oppure reciprocalmente influenzantesi l'una all'altro. Perché, almeno nella visione dominante delle teorie economiche, il problema dei tre fattori produttivi classici, quello del capitale, del lavoro e della natura non ci siamo posti tanti problemi, ma le attenzioni fondamentalmente sono state poste su questi altri due fattori, il capitale e il lavoro. Per quanto riguarda invece la natura, l'abbiamo considerata quasi illimitata, mentre oggi facciamo esperienza che quella presunta illimitatezza della natura non era realmente tale. E allora questo modello economico viene messo in crisi. E quali altri atteggiamenti noi abbiamo assunto per emanciparci da questa crisi, della pandemia? Quella di una solidarietà umana. Il Papa nel primo incontro ci disse: alla pandemia, che riguarda l'universalità delle persone come malattia, come pericolo, potrà rispondere soltanto una fraternità universale, perché quella era l'unica forza capace di arginare i problemi della pandemia. E vengo ancora alla questione economica. Ogni teoria economica si fonda su alcuni assunti che vengono chiamati fundamentals, i fondamentali. E uno dei fondamentali della teoria dell'equilibrio economico generale dice che l'uomo è razionale quando nel breve periodo, dato il vincolo di bilancio, vale a dire quante risorse economiche ha a disposizione dopo aver assunto tutti i pagamenti che in quel periodo sono di sua competenza, con quella quantità di risorse deve massimizzare la propria utilità personale. Ma tutto non si chiude qua, perché viene aggiunto che questa massimizzazione deve avvenire in un rapporto di mutua indifferenza. Vale a dire, io non mi devo prendere cura di quello che sta accanto a me. E voi sapete bene che la teoria economica, se un prodotto dell'uomo, non lascia l'uomo libero, in quanto condiziona profondamente l'uomo, la struttura cognitiva dell'uomo. E noi oggi in tutte le parti, sia nelle università, fuori dalle università, in circoli culturali, in televisione, sui giornali, parliamo di bene comune.
ma quello che ci stiamo dicendo è la negazione del bene comune. Operare in un rapporto di mutua indifferenza, quando diciamo che il bene comune è un bene relazionale, che si vive soltanto in relazione con gli altri, è un esempio classico di bene comune, il bene relazionale della democrazia. Se in Ucraina oggigiorno viene mortificato un desiderio di aspirazione alla democrazia, tutte le democrazie mondiali ne subiscono un impoverimento. Non so se mi sono spiegato qui. E allora, al problema della pandemia, noi non potevamo rispondere con la mutua indifferenza. E qui dobbiamo dire che abbiamo scoperto un volto nuovo della persona o delle persone, soprattutto degli operatori sanitari, privati di tante strutture per un malfunzionamento politico e di politiche economiche, si sono adoperati estenuamente con tutte le loro forze per salvare cose, vite umane. E grazie a loro noi siamo usciti da questa pandemia. Grazie, diciamo, anche a loro. Grazie a dei politici che ci hanno dato delle buone indicazioni e grazie a tanti uomini e donne che in un modo di cittadinanza responsabile, mi aggiungo a quello che collego a quello che prima veniva detto, abbiamo vissuto con un senso di responsabilità, almeno nella maggioranza dei cittadini, che cosa? Quelle norme di limitazioni personali per una salvaguardia non soltanto della nostra salute, ma della salute di tutti. E questa pandemia ci ha detto una cosa: che siamo intrinsecamente e profondamente legati gli uni agli altri. E il modello economico che noi dovremmo sviluppare anche alla luce di quel PNRR che naufraga già in cattive acque, ce lo possiamo dire, almeno sembrerebbe per le dilazioni che gli stiamo già applicando, vorrebbe che nascesse un nuovo modello economico. E questo modello economico deve avere delle categorie completamente nuove. E mi piaceva quello che diceva il dottor De Bortoli all'inizio. Se noi parliamo di sostenibilità ambientale e richiede alcune scelte che sono coraggiose, non le possiamo derubricare, almeno come intenzio, al minimo ostacolo che quel percorso viene a presentare. Perché questo dice che fondamentalmente quelle intenzioni non sono radicate profondamente in noi. E il costo di questa transizione dal vecchio modello economico al nuovo sistema economico e modello economico richiederà dei costi, dei sacrifici. E se noi non saremo disposti a perseguire questi sacrifici, a sostenere questi costi, di nessuna transizione verso l'economia circolare rispetto ad un modello di economia lineare noi potremmo realizzare. Ma questo futuro che il Papa e oggi l'umanità intera si chiede di costruire deve essere un futuro inclusivo, perché il prezzo della pandemia l'abbiamo pagato un po' tutti. Salutiamo il dottor De Bortoli che va via, ringraziandolo. E l'abbiamo pagato in misura diversa. Ci sono uomini e donne, soprattutto dei paesi meno abbienti, che l'hanno pagato in una misura maggiore. Io quando ho fatto il primo vaccino mi sono reso conto che la struttura vaccinale che noi avevamo in questo paese non era minimamente fruibile in un paese in via di sviluppo. Io a febbraio ero stato a Dakar prima che scoppiasse Covid e quello che ho visto
in Africa, ma quello che avevo visto precedentemente anche in Sud America sono strutture sociali dove non era possibile minimamente utilizzare i vaccini che noi abbiamo utilizzato nella modalità. Pertanto, oltre alla disponibilità di vaccini, questa tecnica vaccinale non era adeguata a tutte le parti del mondo. E pertanto questo ha acuito quelle disuguaglianze che pullulano nei nostri sistemi economici. Pertanto vengo a concludere. Questo sistema di assi cartesiani che abbiamo provato a tracciare insieme per definire lo spazio della nuova funzione o senso dell'umanità come futuro migliore deve essere uno spazio che nasce da un riequilibrio dell'uomo nei confronti degli uomini stessi, di se stesso e della natura, e di un sistema economico non più fondato su di un'utilità unicamente individuale ed pertanto escludente, ma di un sistema economico che sappia includere gli altri, annullare la simmetria, essere un sistema economico capace di sviluppo umano integrale, un'altra espressione cara a Papa Francesco. E chiudo, non ci eravamo incontrati, no? Non ci conoscevamo nemmeno di persona, con una citazione della speranza di Papa Francesco. Il futuro, dice lui, ha un nome, e questo nome è speranza. Avere speranza non significa essere ottimisti ingenui che ignorano il dramma del male dell'umanità. La speranza è la virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato, non vivacchia nel presente, ma sa vedere il domani. E aggiungo io, questo domani, dall'esperienza post-Covid-19, deve essere un domani per tutti, senza l'esclusione di nessuno, altrimenti quel futuro non è migliore del presente di oggi. Grazie. Bene, io vorrei a questo punto, prima di tutto, farvi presente una cosa. Stasera abbiamo sentito un giornalista, De Bortoli, un'imprenditrice, Valentina Marchesini, che ci hanno detto tante cose. Ma mentre parlavano, io pensavo che dietro quelle parole c'erano dei fatti. Perché Ferruccio De Bortoli non è solo un giornalista, ma è presidente di un'associazione Vidas che si occupa dei malati terminali come qui a Bologna, l'ANT, e si sta interessando anche dei problemi sociali, della solitudine e di altre cose, cioè si sta muovendo attivamente. Come ho seguito in passato, in particolare l'impresa dei Marchesini, che da molti anni lavora sul tema della sostenibilità, ogni anno struttura un bilancio di sostenibilità per guardare al futuro e non soltanto al rendiconto presente. E la Valentina, sappiamo che anche lei in questi anni si è occupato dell'ANT, no? E si è occupato di fondazioni che cercano di preparare i giovani al lavoro, in collaborazione anche con l'università. E soprattutto questa impresa dimostra il grado di solidarietà, non solo lei, ma con altre grandi imprese di Bologna, perché cercano di portare il lavoro anche dentro le carceri, perché i carcerati possano lavorare e possano trovare lavoro anche quando escono dal carcere. Ecco, questo come premessa,
per dire che non abbiamo sentito solo delle parole. Però ci è stato anche detto che se dobbiamo guardare al futuro con speranza, bisogna che puntiamo su alcuni punti di forza. Uno ci è stato indicato, quello della solidarietà, che ciò di cui stiamo dando un po' prova in questo periodo, anche rimediando alle mancanze di solidarietà che nel campo delle migrazioni sono state date in passato. E l'altro, questa parola che è uscita fuori e che anch'essa implica tutto un lavoro molto profondo, è la parola della comunità. Perché sentir parlare di un'impresa come comunità è qualcosa di veramente nuovo. Che l'impresa è il luogo della concorrenza, della competizione, degli interessi e basta. Ma creare nell'impresa una comunità significa farne un luogo dove le persone si aiutano gli uni con gli altri. Di tutte queste cose l'intervento di Nicola Riccardi è molto opportuno. Di tutte queste cose la Chiesa se ne sta occupando in profondità, perché è convinta e le encicliche di Papa Francesco lo stanno a indicare, è convinta che occorre una profonda modificazione dei modelli, dei paradigmi di economia. Proprio un salto qualitativo occorre fare. E per questo occorre andare a fondo a ricercare le cause della pandemia, ma anche le cause dei malesseri sociali che ci portiamo dietro. Perché per guardare con fiducia al futuro bisogna saper valutare bene il passato. Tutto questo ci è stato detto finora. Davo queste precisazioni, ma adesso se qualcuno di voi vuole intervenire, i relatori sono a disposizione. Buonasera, io volevo riprendere e riproporre un argomento che pensate un po' che ricordi già proposi al professor Peccei oltre 40 anni fa proprio in quest'aula. E sostanzialmente mi rifaccio al problema della sostenibilità globale. Al professor Peccei, che diede una risposta che non suscitò, un entusiasmo collettivo tra queste mura, chiesi se effettivamente il nostro pianeta abbia una sostenibilità effettiva se non si affronterà con decisione uno dei problemi che sostanzialmente sono uno dei convitati di pietra nei grandi consessi internazionali, cioè il problema della sovrappopolazione di certi territori, intendendo come sovrappopolazione ovviamente il parametro fondamentale è il rapporto fra la popolazione residente e le risorse effettivamente disponibili sul territorio, che tutti siamo d'accordo vadano aumentate, perché poi certi argomenti non vanno eliminati, non vanno spazzati sotto il tappeto, anche perché, poi si rischia di sollecitare un rancore che talvolta può anche non essere del tutto immotivato, dottor Bonomi. Grazie. Grazie. Provo io e poi lascio la parola al sociologo che sicuramente potrà completare. Quello che dice il Signore è sicuramente interessante, ma deve essere anche questo ben collocato. Io mi sto occupando da un po' di mesi della questione dell'ambientale
declinata con questa espressione, che il termine più che espressione, che oggigiorno è molto in auge, il problema appunto dell'antropocene, che significa una nuova era, ma questa volta un'era di tipizzazione della vita della terra e degli esseri che la abitano, si contraddistingue profondamente rispetto alle altre, perché questo Homo sapiens, se fino alle ere precedenti subiva l'influsso che dal pianeta Terra veniva determinato verso di lui, nell'antropocene è l'uomo che determina un influsso nei confronti del pianeta Terra, andandone a modificare profondamente l'ecosistema. E negli studi, che bisogna vedere sempre, secondo me, con obiettività, il problema della popolazione è una delle variabili che è chiamata in causa. Un'altra variabile, tre, le possiamo molto schematizzare in un'esemplificazione massima: il grado di tecnologia che abbiamo raggiunto, il modo in cui utilizziamo le risorse non rinnovabili, naturali, e quello della popolazione. Se noi puntiamo sulla popolazione, ingigantendo questa variabile, andiamo a fare una manomissione inopportuna e non corretta nei confronti dell'equilibrio di questa semplicissima equazione o equazione sommatoria. Ok? Pertanto io vedo che la popolazione, se fossero equilibrate il grado di tecnologia e la modalità in cui noi utilizziamo le risorse, il problema della popolazione probabilmente non dovrebbe nemmeno essere chiamato in causa. Perché nel 2011 a Roma si è tenuta una convention internazionale della FAO, e nel 2011 venne detto in quell'assise che il cibo prodotto anni addietro sarebbe bastato per più di 11 miliardi di persone sulla Terra, e all'epoca ne eravamo appena 7, ma per le aziende era favorevole ottimizzare le produzioni in termini di massimizzazione dei profitti attraverso la fruizione delle economie di scala, produrre secondo gli standard degli impianti il numero massimo di cibo producibile, distruggerne una parte e metterne sul mercato ad un prezzo maggiore la parte residuale. E tante altre persone poi nel mondo muoiono di fame, quando noi studiamo il problema della povertà. Il problema della benedetta CO2 non è un problema irrisorio. Quando compriamo la nuova macchina e c'è lo start e stop che noi odiamo nel traffico, soprattutto il traffico disordinato, quello start e stop ha un senso. Io l'ho scoperto almeno in questi studi recenti, perché la CO2 come gas, frutto della combustione per la produzione di energia che serve per trasformare qualcosa e ottenere qualcosa, ha una caratteristica, una prerogativa, quella di trattenere i raggi ultravioletti, di immagazzinare calore. E quando più cresce la CO2 intorno alla Terra, è come se noi intorno a questa Terra mettessimo un cappotto termico che surriscalda la Terra. E allora io le dico, prendiamo in causa anche la popolazione, ma io per la sostenibilità non la vedo la variabile determinante. Oppure, detto diversamente, non è il problema dei 7 miliardi di cristiani sulla Terra, ma non è perché sia frate e sacerdote, no. Io lo dico in nome di una scienza che dobbiamo rispettare e che dobbiamo leggere in senso critico. I teorizzatori
di questa sovrapposizione mondiale, che vanno a sterilizzare, a mutilare donne in diverse parti del mondo, secondo me è l'errore più grande nei confronti proprio della dignità dell'essere umano, e non sta in questo la risoluzione del problema della sostenibilità. Spero di essere stato chiaro. Due battute. Io credo che il nodo vero è il rapporto incompleto nell'antropocene, che significa ovviamente che si è squilibrato il rapporto empatico tra uomo e natura, questo è il punto vero, che rimanda a un quesito che il rapporto tra potenza dei mezzi e incertezza dei fini, questo è il punto, l'equilibrio è qua. Io credo assolutamente che o riequilibriamo il rapporto tra fini e mezzi, altrimenti non ce n'è. E quindi questo tema rimanda a rimettere in mezzo tra economia e politica la società. Questo è il punto vero. E non è un problema, certamente il nodo demografico è ben presente a chi studia i fenomeni sociali. Ovviamente il problema è quali sono i fini della società in rapporto ai mezzi. Questo è un punto nodale. Lo squilibrio è qua. Perché sappiamo benissimo che l'economia circolare e la sostenibilità la si ottiene se si piega la tecnica a questo. Questo è il punto vero. Se la si domina, domina. Ma si domina per l'umano, questo è il punto vero. Questo è il punto su cui bisogna riflettere. E mi sia permesso di toccare un altro punto, sempre ragionando dei fini. Abbiamo evocato il termine della comunità. La comunità può essere un fine, ovviamente. Però attenzione, io prima ho parlato della comunità del rancore e mi sono soffermato su questo. Ma attenzione, per fortuna non c'è solo la comunità del rancore e dell'inserramento. C'è un'ampia comunità di cura. E aggiungo, abbiamo sentito stasera, c'è anche una comunità operosa. Ma attenzione, queste due parole dolcissime, comunità di cura e comunità operosa, vanno scomposte e capite. Allora diciamo subito, la comunità operosa significa ragionare sul modello di sviluppo. Questo è il nodo. Non solo il modello organizzativo dell'impresa, ma quale modello di sviluppo? Perché quello che diceva l'imprenditrice non rimanda solo a un problema di bontà dell'impresa, rimanda a una concezione dello sviluppo.
dentro il quale c'è la concezione della merce prodotta, della sua sostenibilità. Questo è il punto. Quindi la comunità operosa non è semplicemente una marketing d'impresa. La comunità operosa è un ragionamento serio, inevitabile, sul modello di sviluppo. E non basta, e ho finito, essere tutti contenti perché stasera siamo qua come una comunità di cura, l'esercito dei buoni. Non basta sta roba. Cioè la comunità di cura non è solo volontariato, associazionismo, oratori, No, la comunità di cura è una comunità di cura larga. Fare il medico è un pezzo della comunità di cura, l'abbiamo scoperto durante la pandemia. Fare bene l'insegnante è un pezzo della comunità di cura. Aggiungo io. Fare bene il sindacato è un pezzo della comunità di cura. Altro che occuparsi solo delle canne d'organo dei lavori fordisti. Ma fare anche bene la rappresentanza di impresa è un pezzo della comunità di cura. Cioè la comunità di cura larga dobbiamo rimettere assieme. La speranza, e poi ho finito, che solo da un'alleanza tra la comunità operosa in metamorfosi, ripeto anche per me, e la comunità di cura larga riusciranno a mettere in mezzo il rancore e la guerra, altrimenti non ce n'è. Bene, grazie. Non abbiamo raggiunto l'orario che noi ci poniamo in genere come limite, ma prima di commiatarci vorrei così ringraziare innanzitutto i relatori che hanno così ben animato questa serata e fare un'osservazione finale. Noi in questo momento ci sentiamo anche globalmente, mondialmente, in una comunità di rancore, perché quello che domina in questo momento è il rancore anche a livello internazionale. Dobbiamo invece sostituire questo rancore con quello che questa sera è stato proposto, è diventare una comunità di cura larga, una comunità operosa. Grazie a voi tutti. E arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi.